Gli hanno bloccati col decreto B, col il decreto di Banca Centrale. Non hai i soldi per mangiare. Le abbiamo fatto l'elemosina, perché le abbiamo dato 2000 euro, le abbiamo fatto l'elemosina. E chi ha i figli che studiano, che sono fuori, che ha bisogno di soldi, che fa i sacrifici, ritorno a San Marino, noi diamo i posti da 300.000 euro a gente di fuori? Ma scherziamo? Come se i suoi figli non siano in grado di... che hanno fatto l'università di... che si è già fatto l'università degli handicappati, no? Scusate, che non voglio toccare, scusate. Questa è la realtà. Comunque noi organizzeremo per la prossima seduta consigliare una manifestazione in piazza sul Pianello e invito tutte le persone che ci tengono a, a questo orgoglio sammarinese, ma noi siamo stati liberi per... siamo la più antica repubblica del mondo. Non ci hanno svenduto neanche quando c'è stato Napoleone Bonaparte, che era stato fulminato dal Monte Titano, ci sono nei libri di storia, e non abbiamo, e i nostri antenati lungimiranti non hanno accettato niente da Napoleone. Quando c'è stato il congresso di Vienna, siccome noi non abbiamo avuto nessun vantaggio dall'impero napoleonico, ci hanno lasciato stare. Questo noi dobbiamo preservare, dobbiamo aprire, logico, aprire, perché il mondo sta cambiando, quindi aprire le residenze, però qui bisogna prevenire gente che lavora, gente che porta lavoro, non gente che la dobbiamo assistere noi. Quindi è un ulteriore costo allo Stato. E in più, i frontalieri, non li dobbiamo guardare come nemici queste persone, perché queste persone hanno contribuito alla crescita di questo paese. Queste persone hanno lavorato, fatto i lavori che non volevano fare i sammarinesi, perché questa è la realtà. E non li dobbiamo vedere come degli antagonisti, perché ci possiamo sviluppare, ma se mancano i programmi, perché qui non c'è un programma di sviluppo del paese. Non stanno facendo niente, sono 3 anni che sono al governo che sviluppo hanno fatto. Zero. Zero. È la tutela dei diritti. Casa, io l'ho vissuta sulla mia pelle. Abbiamo un codice penale, qui spandiamo di fare la riforma del codice sammarinese, ma non la fanno perché dopo gli viene meno il potere. A me il mio magistrato inquirente è anche il giudice giudicante. È come se dire che divizio è anche giudice. Che ha accusato questi signori qui, li accusa per forza, no? Puoi portare le porte che vuoi, le prove che vuoi. Ma così controlli la magistratura, perché così la controlla. Perché abbiamo preso dei personaggi che dovevano loro, cosa prendevano? 2-3 mila euro al mese di stipendio, qui ne prendono dai 100 ai 150 mila. E queste persone, che sono nelle mani di chi si governa, fanno i vostri interessi, i miei interessi, o fanno gli interessi di chi gli dà lo stipendio? Perché dopo, se no, ritornano in Italia a 1.500-2.000 euro al mese. Di chi fanno gli interessi? Ditelo da voi di chi fanno gli interessi. E non serve dire De Biagi ha ragione. Bisogna essere presenti quando veniamo chiamati ad andare in pubblico e a protestare, perché fortunatamente viviamo in un paese democratico e ci vogliono tenere invece soggiogati.